Noi abbiamo due strade, quindi se lo stadio lo diamo col dito in superficie per anni, le procedure diventano privatistiche, quindi è tutto più veloce, quindi siamo disponibili anche a questo. Ovviamente se invece ovviamente utilizziamo finanziamenti pubblici, così come stiamo cercando di fare, ovviamente ci sono anche le normative per procedure di gara ad evidenza pubblica, che comportano purtroppo in Italia lungaggini, tempi, anni a volte. Quindi noi abbiamo presentato la scheda del fondo complementare sisma entro il 30 maggio. Noi sapremo, spero, entro l'estate se è finanziato il rifacimento della Colpa Sud. Quindi una volta finanziato abbiamo subito le procedure pubbliche. Se invece c'è una proposta, una scelta diversa di prendere lo stadio e fare ovviamente una realizzazione dello stadio stesso, ovviamente qui è tutto più veloce, però questa è una scelta. Per quanto riguarda la mobile, noi abbiamo avuto la mobile qualche anno fa, che se non sbaglio costava di affitto una sessantina di mila euro l'anno. Adesso per i costi materiali siamo quasi a 300.000 euro, quindi dobbiamo considerare questo. Poi quello che diceva Passeri è tutto il progetto infrastrutturale, perché devi fare i tornelli, i bagni nuovi. E poi se c'è la mobile non puoi aprire il cantiere per rifare la curva sotto, quindi è una scelta non facile, ovviamente stiamo considerando tutto insieme alla società, quindi a breve faremo le scelte. Quindi, ma il comune può valutare di venderlo in verdura? Sì, sì, ma non solo venderlo, anche donarlo. Siamo disponibili anche a donarlo. Se volete regalo, stavo dicendo.